Le coste fatte di maglie passate sono semplici ma ad effetto, perché il fatto che la maglia non venga lavorata ma passata dal ferro sinistro sul ferro destro la lascia più grande del solito e perciò spicca di più sullo sfondo di maglia rasata. Qua le ho lavorate nella versione 1 a 3, ma chiaramente possono essere distanziate di più o di meno. È molto bella da farci un maglione intero, soprattutto con filati grossi e morbidi. E ogni tanto la corsa di queste coste può essere interrotta da variazioni sul tema, come per esempio da maglie passate disposte a rombo. Ad esempio, si può fare questa lavorazione sul petto di un maglione, oppure farne un frammento a sua volta a forma di rombo, cioè un rombo formato da altri rombi, oppure per esempio una striscia verticale. Per questa versione abbiamo un numero di maglie multiplo di 4 più 2 maglie di vivaglio e al primo ferro facciamo una maglia passata con il filo dietro e 3 maglie rovesce. Una maglia passata con il filo dietro e 3 maglie rovesce. Passo e lavoro 3 maglie a rovescio. Lascio il filo dietro, passo la maglia infilando semplicemente il ferro destro andando verso sinistra, 3 rovesci. Più la maglia di vivaglio al secondo ferro lavoriamo 3 maglie a diritto, cioè le lavoriamo come si presentano, e la maglia passata del ferro precedente la lavoriamo a rovescio, perciò avremo 3 diritti e un rovescio. Ora faccio vedere la stessa cosa lavorando con le maglie classiche, perché i primi due ferri li avevo lavorati alla maniera Eastern. Nella versione classica, sempre con il filo dietro, passo questa maglia rovescio infilando il ferro così e lavoro 3 rovesci. Passo la maglia della costina infilando il ferro verso sinistra con il filo dietro e 3 rovesci. Passo una maglia a rovescio con il filo dietro. Da non confondere passare a rovescio e diritto con il filo dietro e il filo davanti, perché la posizione del filo è una cosa, come passare la maglia è un'altra cosa. Così vuol dire passare a rovescio e così è passare a diritto, anche se alcuni libri confondono le due cose. Insomma, bisogna passare la maglia a rovescio, se no ci vengono le maglie ritorte. E 3 rovesci. Passo a rovescio con il filo dietro e 3 rovesci. Questo era il primo ferro e al secondo ferro, come già detto, 3 diritti e un rovescio, 3 diritti e la maglia passata del ferro precedente a rovescio. Ora, se vogliamo fare la variazione sul tema facendo il rombino, facciamo un ragionamento semplice semplice. Dobbiamo disporre due maglie passate accanto a quella che era la maglia centrale, a quella che era la maglia della costina. Quindi qui avremo un rombo intero
e al margine la metà. Perciò quella che era la maglia della costina, la maglia passata, a questo punto la lavoriamo a rovescio. Torno a lavorare con i miei preferiti diritti rovesci Eastern. Questa maglia la passiamo, la maglia centrale dello sfondo a rovescio, e qua siamo arrivati al rombo successivo. Lavoreremo questa maglia a rovescio e passeremo queste due maglie. Quindi passo, rovescio, passo la maglia centrale dello sfondo a rovescio, passo, rovescio, la maglia centrale dello sfondo a rovescio, passo, rovescio, passo, rovescio e passo. Sul rovescio del lavoro applichiamo lo stesso principio. Le maglie passate del ferro precedente le lavoriamo a rovescio e le maglie che si presentano a diritto le lavoriamo a diritto. Diritto la maglia diritto, a rovescio la maglia passata. E al ferro successivo continuiamo ad allargare il rombo, e perciò sopra quella che era la costina facciamo un rovescio, sopra quella che al ferro precedente era la maglia passata facciamo un rovescio, e la nostra maglia passata si sposta su quello che era il centro dello sfondo. Quindi questa maglia centrale la passiamo e coincide con la maglia estrema di quest'altro rombo. Praticamente i due rombi si incontrano qui in quello fatto, e questa, e qui quella che era la maglia passata diventa un rovescio, quella che era la maglia della costina diventa un rovescio, anche dall'altro lato la maglia passata diventa un rovescio, e la maglia centrale la passiamo, e così via. Se uno vuole semplicemente contare, avrà la maglia passata al centro della riga dello sfondo e tre maglie rovesce. Al ritorno, come sempre, i diritti a diritto e le maglie passate a rovescio. Così il rombo ha raggiunto la sua massima apertura e ora dobbiamo richiuderlo di nuovo. Perciò, mentre prima le maglie si sono allargate, passata, 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 adesso le maglie passate cominceranno a tornare verso il centro. Perciò lavoriamo ancora la maglia rovescia sopra quella che era la costina, e questa maglia passata si sposta qui, quindi la passiamo. Questa diventa la maglia rovescia, e anche questa si sposta qui, la maglia passata. Quindi passo, rovescio, passo, rovescio, passo, sopra la costina un rovescio, e qui passo. Così questa maglia capita sopra la maglia passata di 2 giri prima. E il centro dello sfondo torna ad essere rovescio. Passo,
rovescio, al ritorno è il solito, le maglie passate a rovescio, le maglie diritte a diritto. E infine torniamo alla situazione di prima, cioè la maglia passata torna al centro, sopra la costina. Quindi passiamo la prima maglia, che adesso capita sulla destra rispetto a quella del ferro precedente, e facciamo 1, 2, 3 rovesci, una maglia passata e 3 rovesci, una maglia passata e 3 rovesci, una maglia passata e 3 rovesci. Io prendo questa maglia così perché è un diritto Eastern. Chi lavora con le maglie classiche la troverà girata così e quindi farà il suo rovescio in questo modo. Appena finito questo rombo non si vede un granché, perciò non conviene farli uno dopo l'altro, ma se continuiamo con la lavorazione e facciamo un po' di sfondo di maglia rovescia e le costine con le maglie passate, il nostro bravo rombicino spiccherà e ravviverà la maglia fatta a coste a maglie passate.